Fare grande Teramo è lo slogan, anzi il sogno del candidato sindaco Mauro Di Dalmazio, che propone alla città una svolta civica per la prossima amministrazione comunale. Una scelta che ha lasciato di sasso i suoi ex alleati di centrodestra e che sarà condivisa da due liste, Al Centro per Teramo e Azione Politica. 64 candidati che insieme a Di Dalmazio si propongono ai teramani riaffermando la coerenza e la passione, ma soprattutto l'essere liberi da quel mangiafuoco che nel passato e nel presente continua a tirare i fili della politica cittadina. Fare grande Teramo è il suo slogan, ma anche il suo obiettivo. Fare grande Teramo, l'obiettivo è Teramo, grande è l'ambizione, farla grande, far ritornare Teramo, farla diventare ciò che deve essere, una grande città, una città al centro di un sistema territoriale, una città attrattiva, una città inclusiva, una città che di fronte alle sfide che l'attendono sappia generare una nuova cultura partecipativa, non più di chiusura ma di apertura, di inclusione a tutte le energie che questa città. Che cosa significa per la città di Teramo scegliere Mauro Di Dalmazio come sindaco? Perché questa scelta? Teramo non sta vivendo un momento molto felice, lo sappiamo, siamo tutti cittadini di Teramo, abitiamo in questa città. È necessario dare una svolta anche al sistema amministrativo e di governo della nostra città. Noi riteniamo che Mauro abbia tutte le caratteristiche per poter portare questa città ai fasti di un tempo, ai fasti che merita. Al Centro per Teramo, ma più che al Centro per Teramo io vorrei dire anche Teramo al centro dei nostri pensieri, Teramo al centro della nostra passione. Vogliamo che Teramo torni a vivere, vogliamo che Teramo torni ad essere il fulcro di una provincia, così come noi la desideriamo. Con la discesa in campo di 64 candidati a favore di Mauro Di Dalmazio, sindaco, e 64 candidati per Alberto Covelli, sindaco, diventa sempre più difficile parlare di centrodestra unito su Morra. Di Dalmazio e Covelli, militanti fino a pochi mesi fa, sicuramente non del centro-sinistra, potrebbero con le loro percentuali di voto capovolgere ogni pronostico su chi arriverà al ballottaggio e a farne le spese potrebbe essere proprio il favorito Gian Donato Morra.